Ciao a tutti, nel video di oggi andiamo a vedere. Ciao a tutti, nel video di oggi andiamo a vedere come si smonta il parabrezza dello scooter. Ho pensato di fare questo video perché siccome siamo in estate, magari a qualcuno potrebbe far piacere girare senza. Prima di cominciare, se ti fa piacere, iscriviti al canale, seguimi su Instagram e alla fine del video, se ti è piaciuto, fammelo sapere con un mi piace o con un commento. Bene, non perdiamo altro tempo, andiamo a vedere come si fa. Allora, cominciamo mollando queste quattro brugole da 6. Ora, molliamo anche le asse di supporto tramite queste due brugole, sempre da 6. Poi bisogna mollare gli specchietti e per farlo bisogna tirare su questi gommini. Al di sotto troviamo una 14. Molliamo la 14 e li leviamo. Facciamo sia di qua che di là. Una vite qua e una nella parte opposta, con una 8 o con un cacciavite a croce. Altre due viti a croce, una di qui e una nel lato opposto. Mi raccomando, questa vite qui non toccatela perché questa vite è la regolazione del faro. Allora, la plastica del contachilometri e del faro sono unite tra di loro da queste alette di plastica. Mi raccomando, fate attenzione perché sono molto molto delicate. Trovate voi il metodo vi viene meglio per dividerle, o alzando l'aletta o schiacciando al centro oppure da sotto con un attrezzo di plastica, con qualcosa che non rovini le plastiche, cercate di fare leva per dividerli. Queste alette ci sono sia sopra che sotto, fate piano perché sono delicatissime. Allora qua mettete pure uno straccio e lasciate pure appeso la parte del contachilometri. Per mollare tutta questa parte, altre due viti a croce qua. Mi raccomando, tenete la solita dentro. Sganciamo la spina del faro e lo liberiamo. Adesso bisogna mollare queste due viti qua. Prendiamo gli altri e semplicemente li incastriamo. Mi raccomando, non stringete fortissimo perché le viti si vanno ad avvitare nella plastica. Ora vi lascerò con un time lapse perché per montarlo basta semplicemente effettuare la procedura inversa.
E con questo finisce qui. Purtroppo cambiare il parabrezza è un po' macchinoso, soprattutto per mettere quei tappi neri. Detto questo, prossimamente sul canale porterò un altro video sempre riguardante una lavorazione del Kimco People, e invece un altro video non riguardante il Kimco, ma qualcosa di meglio per me. We'll be right back.